Lux74 Channel, buonasera, benvenuti a un altro video, un altro videino dopo il video del DC64. Riprendiamo quindi la regolare serie, ecco, dovuta a composta di questi oggetti qua, va bene? E perché i pacchi arrivano. Comunque, voglio ricordarvi che il canale, io intanto vi ringrazio per tutte le iscrizioni, le visualizzazioni che voi mi date e tutto il resto, e quello che insomma ne concede per quanto riguarda il fatto che mi seguiate con così tanta con così tanto affetto, con così tanta stima, e la cosa mi fa altro che piacere. Ci sono anche gli odiatori, ma pazienza, quelli non se ne può fa a meno, no? Pure a me mi sta sul ca qualcuno, no? Ecco, quindi voglio dire, con me sto sul ca io, mi starà sul ca qualcuno anche a me, però vabbè. Comunque, grazie ragazzi per le 1700 iscrizioni al mio canale, che a me mi sembrano miliardi, cioè non mi aspettavo tutto questo. E quindi questo cosa mi incita? Mi incita a fare nuovi video, magari a creare qualche cosina un po' più bellina, parlare un po' in modo più approfondito di tutto quanto. Ma bando alle chiacchiere, ragazzi, e qui c'è da aprire un pacco. Perché è arrivato un pacco, mi arriva un pacco da Asti, vogliamo vedere cosa c'è nel pacco di Asti, astiamo il pacco, vogliamo vedere hashtag pacco di Asti. E quindi ragazzi, come sempre, sigla! Bene, eccoci qua di rientro dalla sigla e apriamo, perché questo pacco qui in realtà mi è arrivato ieri. Oggi, mentre sto registrando il video, è già passato un giorno. Immaginate voi che mi arriva un pacco e non ho tempo di aprirlo per farvelo vedere, e perché poi so cosa c'è qui dentro. Allora, innanzitutto ringrazio il buon Roberto Savio che mi manda questo bello oggetto. Savio Roberto, Roberto Savio, Savio Roberto, fatevo voi, mi sbaglio sempre il nome e cognome. Mi manda un bello oggettino. Sapete che io adoro una certa macchina, Commodore, quindi parliamo di Commodore qui. Anche lui è un collezionista di questo genere di tipo di Commodore, ha la mia stessa passione di questi oggetti qua. E quindi vediamo un pochino, togliamo tutto questo bellissimo imballo meraviglioso che mi farà comodo per mandare altre cosine eventualmente. O mandare o non mandare, comunque eccolo. Oh. Ah, ragazzi, stiamo parlando di Vic 20. Ma che Vic 20, ragazzi? Non un qualsiasi Vic 20. Togliamo la scatola. Ah, Dio mio, lo vediamo insieme? Allora, vi faccio innanzitutto vedere questa cosa qua. Non so se si vede. Si vede? Si vede, si vede. Vediamo un po' se si vede. Ecco qua. Va bene? Vic 20. Leggete, qui c'è un Made in USA. Vi faccio vedere il label. Madonna, ma è bello, ragazzi. Com'è bello. Guardate il label. Eccolo qua, il label. Vedete? Questo è il classico label delle prime versioni del Vic 20. Nocciola, cammello, come volete li chiamate, ma questo è un Vic 20 americano con la tastiera Eurostyle. Eccolo qua. Ma che cos'è la tastiera Eurostyle? Vediamola più da vicino. Eccolo qua, eccolo qua, il meraviglioso Vic 20 americano. Ora vi farò capire come si distingue questo oggetto da un normale Vic 20 europeo. Ma la cosa più importante di questa versione di Vic 20 è il font della tastiera. Capiamo perché questo si chiama Eurostyle. Innanzitutto c'è da fare una piccola premessa. Questa è la versione Pet Style. Vedete i font?
che sono praticamente uguali a quelli del PET, quindi della serie PET, CBM, chiamateli come volete, dal serie 3000, 4000, 8000, hanno sempre avuto questo tipo di fonte, qui che parliamo di fonte, ma anche la tastiera ha la sua differenza, sentite anche il rumore è diverso, ok? Questa è una versione americana, made in Japan, del VIC-20 con tastiera PET style, va bene? Vediamola più da vicino questa tastiera per capire, per capirci meglio. Ecco, come si nota, i tasti sono squadrati, i font sono più anch'essi squadrati e riprendono esattamente quella che è, diciamo, la condizione, il font della versione PET. Ok? Attualmente è la versione più ambita, ovvero un VIC-20 con la tastiera PET style è un VIC-20 molto ambito fra i collezionisti e quello che è la storia di questo computer qua, perché il primo VIC-20 si presenta in questa conformazione. Ma c'è da dire che Commodore ci ha abituato molto a varie differenze, mescolamenti dei case, mescolamenti delle tastiere. Noi siamo abituati a conoscere il VIC-20 in quest'altra forma qui. Eccolo qui, questo VIC-20 qua, va bene? Il VIC-20, quello standard, come vedete, sempre ho preso sempre dei modelli con i tasti funzione e color nocciola, cammello, insomma, per capirci meglio, così non facciamo errori e cose varie, così sono tutti uguali, perlomeno ci capiamo meglio. Questa è la versione europea, ma anche in America è uscito con questo label. Questo è un cost reduction, quindi è una scheda slim, va bene? Abbiamo questa situazione qua, che è la tastiera classica del VIC-20, la stessa tastiera che vedremo poi sul successivo Commodore 64. Vorrei soffermarmi sul suono di questi tasti. Sentite? Ok, questo è il classico suono della tastiera del VIC-20 Commodore 64, è quello che noi conosciamo, quindi questa è, per farci capire, quella che poi è stata comunemente usata ovunque fino all'ultimo Commodore 64 prodotto, anche se aveva la tastiera di colore bianco che era 64C. Confrontandolo con l'esemplare che mi è arrivato da buon Savio, va bene? Savio, Roberto Savio, mi sbaglio sempre. Vedete la differenza? Allora, sentiamo il suono. Sentite come cambia? Vi faccio vedere, per capire meglio. Questa tastiera praticamente è una, fra virgolette, mille virgolette, una simil PET, ma col font differente. Ovvero, la tastiera del PET style, che è quella più ricercata, è definita la più rara, è erroneamente la più rara, perché la più rara, tranne il VIC-1001, è la versione Europe style o Euro style, chiamatela come volete, è una via di mezzo fra questa situazione qui, che è il PET style, l'ultima questa, e questa è per un breve periodo uscita con questo tipo di fonte. Addirittura ci sono varie differenze, le scritte sono molto più piccole rispetto al Clear Home, lo Shift Lock, il Run Stop, vedete come sono ben differenti, come si vedono bene queste differenze qui.
bello di questo modello è che prima di tutto abbiamo un label dorato, addirittura con il suo adesivo di protezione ancora ben applicato. Stessa cosa dicasi per il Power, per la spia Power, ma la cosa bella è questo dettaglio qui, che abbiamo questo Made in USA. Questo P che vedete davanti dovrebbe indicare e lo stabilimento in Pennsylvania, va bene? Abbiamo, vedete, un 60 Hz, 117 volt, 1 ampere e Made in USA. Questo è un cost reduction, perché lo si capisce da questo dettaglio qui, vedete, alla spia, alla presa del power tonda, ecco, vedete, control port on off, e questo qua invece in un normale, e quindi questo è un cost reduction, uno degli ultimi VIC-20, ma il bello che nonostante tutto, anche se sia uno degli ultimi VIC-20, ha questo label qua, che è quello che indica quando il modello è americano. In Italia non sono mai arrivati con questo tipo di label, da noi sono arrivati col label così, ma anche gli ultimi VIC-20 prodotti in America hanno comunque questo tipo di label, detto cosiddetto arcobaleno. Questo è un normalissimo VIC-20, anche questo è un cost reduction, vedete, va bene, anche questo qua presenta la sua bella presa tonda, e questo è un comunissimo Made in Germany, va bene. Magari la differenza di questo rispetto agli altri, che quelli col tastino nocciola non si trovano facilmente. Vedendo più da vicino invece il Pet Style, quindi come ho detto prima, questo modello ha la scheda cost reduction. Qui abbiamo una scheda molto più grande che comprende vari chip, quindi la scheda va a riempire tutto il case del VIC-20, arrivando anche da qui. Mancano le prese d'aria su questo punto qua, perché invece questo è uno dei primissimi VIC-20, vedete il seriale, questo è un VIC-20, numero seriale vorrebbe dire 504.000, in realtà è un 4.828. Il 5 indica il Made in Japan, anche il Max Machine ha un 5 davanti. Invece in questo caso, vedete, ci sono queste prese d'aria. Prese d'aria che sul Pet Style non sono presenti. Nello stesso case c'era il VIC-1001. Ok, vedete questa differenza? Sottile, ma c'è. Quindi, e poi, per distinguere se la scheda è grossa, qui vedete, cambia la presa d'alimentazione e l'accensione on-off, che è in posizione orizzontale anziché verticale. Cosa possiamo aggiungere a questo meraviglioso, bellissimo VIC-20 americano con la tastiera Eurostyle, che si presenta in ottime condizioni? Vediamo dalla lucentezza sottostante ai tasti come è ben tenuto, veramente bello. Poi, a differenza degli altri, all'interno, ora non ve lo sto ad aprire, ma fidatevi, perché è un casino poi dopo dove lo richiudere, aprirlo, eccetera. A parte il case, che è una plastica molto più spessa e ruvida, quindi migliore, ok? All'interno abbiamo uno scudo di alluminio, di metallo, quello che è, per far sì che le onde elettromagnetiche, questo a seconda dettate dalla legge, delle norme anti-emissioni americane severissime delle onde elettromagnetiche, la Commodore in America doveva adottare questo speciale involucro, scudo, che a differenza di quello nostro che era di cartoncino, qui all'interno era tutto metallico, e quindi anche per questo che c'è questa pesantezza. Questo scudo è sotto la scheda e sopra la scheda, è una roba veramente bella. Poi magari ne parlerò meglio quando vi farò vedere in dettaglio il VIC-20 in generale, perché ci tenevo a parlare di questa macchina in modo migliore. Da aggiungere che anche se questo è un 117 volt, non vuol dire che non possiate collegarvi un alimentatore da 220. L'alimentatore da 220 è perfettamente compatibile con questa presa e con il sistema all'interno. Cioè, quello che viene detto non è che lui vuole comunque sempre un 3 ampere, che l'alimentatore gli dà, e l'alimentatore che poi va collegato deve essere adatto per la corrente a 117 volt o 220. In questo caso l'alimentatore a 220 mi alimenta perfettamente, senza bruciare nulla, il VIC-20 americano, e senza dare nessun tipo di difetto. L'unica differenza è che
all'interno, essendoci un VIC di tipo NTSC, all'interno c'è un VIC appunto NTSC, non ha un PAL. Di conseguenza io, se non ho un multisync come monitor o non ho un apposito cavetto sempre collegato a un monitor multisync che mi rileva la sua provenienza di segnale, di input di segnale, e lui lo vedrò in bianco e nero. E quindi è questa l'unica prerogativa di un VIC 20 americano collegato con un televisore o un monitor PAL. Ci vuole un NTSC, ovviamente. Quindi questo è veramente una roba esagerata. Vi consiglio a tutti Eurostyle. Ricordatevi bene, questa tastiera è più rara del Pet Style, ma è meno accattivante di quelle, ovviamente, dei Pet Style. A livello collezionistico è meno accattivante, ma c'è da sempre tirare in considerazione anche che spesso e volentieri questa tastiera è stata usata sui VC, quindi sulle versioni tedesche VC20, Volt Computer. L'ho già spiegato, VC20, perché VC20 un'assonanza di parolaccia, eccetera eccetera eccetera, e quindi l'hanno chiamato Volt Computer. E quindi io ho infatti un VC20, un VC20 con questa tastiera Eurostyle. Esiste anche il Commodore 64 con questo tipo di tastiera, e sfatando bene, il Commodore 64 non esiste con la tastiera Pet Style, è solo una prerogativa del VIC 20. Quindi a conclusione cosa dire? Innanzitutto ringrazio il grande Roberto Savio che mi ha omaggiato, però in realtà non è un omaggio questo, signori, è frutto di una vendita, una compravendita che c'è stata, e ovviamente questo è un oggetto molto particolare per chi come me adora questo genere di macchina, quindi ama il VIC20, come ho detto, in maniera viscerale, e non posso redimermi da VIC20, più ne ho e meglio è. Quindi VIC20 Eurostyle, grazie a Roberto Savio, veramente gentilissimo. VIC20, abbiamo parlato un pochino di quello che è queste differenze delle tastiere. Spero di avervi spiegato bene le cose. Se ci fosse qualche domanda da fare, scrivetela tra commenti. Vi ringrazio di nuovo per tutte le cose che mi scrivete, i commenti che mi fate, il vostro calore, il vostro affetto. Vi ricordo di iscrivervi a Pianeta Commodo, Pianeta Pong, Pianeta Console, Pianeta Commodo il Mercatino, Pianeta Sinclair. Ragazzi, chi più ne ha più ne metta. Ragazzi, grazie di nuovo, un bacio, alla prossima, e mi raccomando, come sempre, seguitemi e mettete un bel like, mettete un mi piace, condividete, iscrivetevi, e se vi va, e se mi volete mandare a fatelo. Ciao. We'll be right back.